Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della nostra serie di Max qualcosa. In realtà stiamo tipo andando avanti senza un vero obiettivo, però in questo Clash of Clans non c'è un vero obiettivo. E siamo qui sulla nostra serie in cui facciamo finalmente dei potenziamenti per il nostro bellissimo municipio. Allora, come vedete ho zero costruttori liberi, perché? Perché ho messo a fare un paio di cose. Prima di tutto mi ero dimenticato del fatto che dovevo fare ancora i mortai. Qualcuno di voi me l'aveva detto nella serie della Road to Cristallo, quindi grazie mille, avevo ricordato, infatti tipo ho messo di nuovo tutti i cosi in up. Infatti sono tutti i mortai in up verso il 5. Mancano 23 ore qui, 8 ore qui e un giorno 22 ore qui all'ultimo mortaio. Quindi più o meno a buon punto. Poi ho finito la Tesla, una Tesla al 3, quindi livello massimo per il mio municipio. E invece sto facendo l'altra al 3 sempre, quindi mancano 18 ore. E con l'ultimo ho fatto la caserma nera al 2. Più o meno ci sto andando a fare la caserma nera al 2. Infatti voglio farmi gli hog per fare un primo attacco, magari in war full hog. Sarebbe un'idea, fin fine, anche se in realtà vlog magari non tanto. Potremmo optare per Sgarry e Hog. Vediamo come fare il tutto. Comunque, vedete, il nostro villaggio è un po' simile a quello che era prima, insomma, nella scalata. Anche perché sto giocando davvero poco ultimamente. Però, come vedete, sono sceso tantissimo di coppe. Non sono a cristallo, ovviamente, perché mi sembra giusto. Cristallo è difficile farmare ora come ora. E quindi sono sceso di nuovo in Silver 2, così da poter trovare un sacco di nativi e fargli il culo. Ora, queste sono le truppe che in genere sto utilizzando per fare degli attacchi, principalmente di farming. Sto utilizzando 18 giganti. Sì, spaccamuro e il resto tutti arcieri. Quindi significa utilizzare giganti e arcieri principalmente per fare attacchi. Uso questi, non uso la solita barcia, ovvero barbari e arcieri, perché non mi piace, sinceramente. Preferisco i giganti da tank rispetto ai barbari, perché i barbari muoiono abbastanza facilmente e non sono granché utili. Una cosa, mi sono fermato qui con il nostro potenziamento laboratorio, nel senso che dovrei tipo fare una ricerca qualsiasi, però non ho abbastanza risorse. Quindi cosa faremo oggi? Andremo a fare un po' di attacchi cercando di arrivare a un buon numero di risorse per poter, diciamo, mettere subito a potenziare. Io volevo fare sinceramente il nostro bellissimo mongolfiere, che le portiamo al 4 e siamo quindi vicino al max, perché il max si prende, se non sbaglio, nel TH8 o TH9, non lo so. Comunque devo portare a livello 4 e ci rendiamo un gran fastidio, così almeno possiamo utilizzarle anche in war. Quindi buono buono buono. Ovviamente secondo il nuovo aggiornamento io potrei prendere delle pozioni, però non si può fare perché all'momento devo approfittare forse del mio municipio all'8. Come sapete, dal nuovo aggiornamento per poter prendere le pozioni, quindi fartele donare, devi avere forza il castello del clan a livello 4. Io non ce l'ho a livello 4, quindi dovrò per forza aspettare. E dovrò anche aspettare per fare tutti questi muri. Mi avete consigliato di fare tutti i muri prima di livellare e lo so che devo farlo. Però ci vuole un po', ci vuole davvero tanto tanto tanto. Probabilmente metterò un sacco a farmare in questi giorni, così da poter fare un sacco di muri. Ora, appena, che ne so, questo mortaio sale fra 8 ore, mi metto a farmare così tanto gold che mi levo tutti quelle milioni che ho e faccio un bel po' di mura al 7. Poi quando livelleremo all'8 le faremo subito subito, se ci leviamo un gran fastidio sinceramente, perché è una delle cose più pallose da fare sinceramente su Clash of Clans. Quindi mura le facciamo prima e ce le leviamo davanti ai piedi, sapete, secondo me è un'ottima idea. Come vedete, comunque ho un bel po' di risorse, però non ho costruttore, quindi non li posso utilizzare. Mi sa che fra poco sono quasi pronte le nostre truppe, tipo manca pochissimo, spero. Penso manchi ancora 2 minuti qua, 2 minuti qua e 3 minuti qua, quindi ci vediamo fra 3 minuti per il nostro primo attacco della giornata. Ok, eccoci qua, abbiamo tutte le truppe, quindi startiamo. Ovviamente non usiamo pozioni perché mi sembra stupido usare pozioni. E sono sceso per due motivi in realtà in silver, ma dopo che cerchiamo questa roba ve le racconto. Perché uno, abbiamo meno attacchi, la gente non va a prendere coppe dai silver, in genere farma nei silver. Quindi se abbiamo poche risorse siamo a posto, nessuno ci cagherà mai. E seconda cosa, è più facile farmare, quindi sinceramente è una buona cosa. Anche perché vedete, ci sono anche dei municipi fuori, ma c'è gente che ancora ha municipi fuori, davvero? Wow, gente pazza. In realtà guardate, vi faccio vedere, se io vado adesso a distruggere questo municipio fuori, che dovrebbe essere anche facile da uccidere, dovrei ricavare un sacco di risorse. Perché è stupida la gente che li lascia lì? Cioè, non, perché? Perché questa è gente che non ha fatto nulla per la patch, quindi ha lasciato lì tranquillamente i municipi fuori, pensando che adesso siano tipo inutili. Cioè, prima davano tipo 400, 200, insomma, quanto davano? 100, no, 100 in realtà. Mentre adesso daranno un casino di risorse, secondo me. Vediamo un po'. Oh, bam, distrutto. Ok, vedete? E io finisco, ho preso 19.000, che in realtà per solo municipio fuori è wow, utile davvero un sacco. Quindi buona cosa, però adesso cerchiamo un tipo magari un po' più utile, più facile da attaccare sinceramente. Ok ragazzi, questo sembra essere un buon amico da attaccare. Il problema è che forse potremmo avere un po' di problemi. Abbiamo un sacco di nero anche da recuperare. E mi interessano principalmente questi estrattori qui sulla sinistra e c'è quella sotto. Quindi proviamo a fare in questo semplice modo. Sto registrando, sì, sto registrando. Se no mi dimenticavo questa cosa, poi brutta 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 come cosa. Oh, eccola le Tesla, immaginavo ci fossero delle Tesla.
Tesla. Buttiamo un po' di giganti, facciamo un attimo così e buttiamo anche i nostri maghi. Più ovviamente tutti gli arcieri dietro, perché dovrebbero distruggere tutto quanto. Oh mio Dio, mi ha fatto la strage dei giganti, ragazzi. Quelle Tesla al 3, in effetti, fanno un po'. In realtà sono al 4, probabilmente. O al 3, non lo so. Comunque, quelle Tesla fanno un bel po' di male. Però almeno le risorse le stiamo prendendo, quindi va più che bene. Ora cerchiamo di fare un po' di distruzione anche qui. Anche se la vedo un po' difficile riuscire ad entrare qua in questo modo. Però non è poco che importa, perché alla fin fine dobbiamo semplicemente distruggere tutto quanto. Distruggiamo anche il municipio, così facciamo anche una percentuale abbastanza bassa. Ok, e stanno entrando tutti quanti lì, quindi potremmo in teoria far così e dare man forte. Però a me interessa più che altro più che altro cercare di distruggere tutto quanto e farmi un po' di risorse. Credo aver fatto almeno 200.000 dell'Isir e manca pochissimo per poter andare avanti un attimo a distruggere anche il municipio. Distruggiamo il municipio e poi possiamo anche ritirarci. Tanto è facilissimo, il municipio distrutto è marato. Vediamo un po', quasi finito. Ok, così prendiamo anche un po' di coppe, se ci siamo. Battaglia terminata, abbiamo preso 168.000 di Elisir, ovviamente anche le nostre coppe. Quindi un'ottima cosa quando lasciate i municipi fuori. Peccato che non potevamo entrare più di così, perché come sapete abbiamo quelle truppe e basta. Quindi non potevamo fare molto, ragazzi. Quindi cerchiamo di recuperare un po' di truppe di qui, quello che volete, insomma. E facciamo un secondo attacco. Ok, ragazzi, allora facciamo quest'ultimo attacco. Oggi ci fermiamo qua perché non voglio fare molte cosette. Anche perché, questo c'è la seconda difesa aerea. No, c'era l'altra lì. Però vabbè, poco importa. Alla fine non interessa attaccare da queste parti. Dicevo, facciamo quest'ultimo attacco perché era più un riepilogo questo. Quindi volevo un attimo fermarmi qui e non fare nient'altro. Quindi facciamo in questo modo: lanciamo un paio di giganti di qua. In questo modo, facciamo questi qua e questi qua. Perfetto. E magari li facciamo anche entrare. Anche se l'obiettivo non è quello. Qua facciamo un bel draghetto che ci darà una grande mano in questo modo. E giriamo attorno con questi. Qua c'è un altro estrattore che dovrebbe estrarre senza problemi. E mandiamo anche due giganti di qua e gli altri arcieri qui dietro. Quindi in questo modo, perfetto. Il nostro piccolo amico sta facendo del suo meglio. Nel frattempo stiamo distruggendo un po' di roba, così recuperiamo anche tutto il necessario di elisir che abbiamo qua. Vorrei anche prendere questo elisir nero. Vai, prendi l'elisir nero. Mettiamo tutti i maghietti qui vicino. Tanto non abbiamo cannoni o roba che ci darebbe problemi. Ok, stiamo buttando giù un po' più o meno tutto. Però ci vorrà ancora un pochetto. Il nostro draghetto sta iniziando a morire anche. Quindi questo potrebbe essere un bel problema. Cerchiamo di distrarre col cannone. Perfetto. E nel frattempo prendiamo le risorse di lì. Il nostro coso è pieno. Distrutto tutto quanto. 60.000 che probabilmente rimarranno. Sono rimasti 60.000. Sapete dove? Dentro al castello del campo probabilmente. Perché adesso anche quello è tipo una difesa. Due stelle fatte. Ci abbiamo preso un bel bottino di 115.000. 190.000 più 252 di Elisir Nero. Quindi siamo piuttosto felici. GG. Buono. Abbiamo la bellezza di, vediamo un po', 600.000, giusto? No, 800.000. E io direi quasi quasi, visto che ci siamo, potenziamoci il laboratorio, così non lo teniamo fermo inutilmente. Quindi facciamo comunque la nostra con la guaritrice al 2, perfetto. E così ci siamo tolti un bel fastidio. Va benissimo. Ragazzi, io direi che ci vediamo presto con un nuovo video di Clash of Clans. Fatemi sapere nei commenti se dovrei migliorare qualcosa nello specifico prima oppure no. E ditemi se l'idea di fare prima le mura all'8, quando saremo direttamente all'8 come municipio, è un'ottima idea oppure dovrei fare comunque all'ultimo come fanno tutti. Però sinceramente a mio parere ci levemo un gran fastidio all'inizio e poi ciao ciao, vai avanti tranquillamente, perché poi dovremo fare un sacco di potenziamenti, perché ci sono i golem, ci sono i pekka, ci sono un sacco di truppe da portare al massimo, quindi potrebbe risultare un po' complicato, ma vedremo. Ragazzi, da ora è tutto, ciao ciao e al prossimo episodio. Come sempre lasciate un bel like, mi raccomando. Ciao.